facciamo a cambio. Dove caspita era? Eccolo. Quante erbe verdi ho? Abbiamo un radicchio. 2, 5. Ok, dai. Tante munizioni, lanciagranate che per ora sto conservando perché per il momento ci sono gli zombie normali. Non ho bisogno di passare agli armamenti pesanti. Dunque. E così sfondiamo la parete. Ok. E invece, dove caspita andavano messi i cosi? Ah, in quella stanza. Allora, scusatemi. Sono letteralmente di fronte. Però qui non apriamo una porta. Tramite qualche roba strana. Ci darà un oggetto, quindi. Un'altra di ste cose. Pietra blu. Metà pietra blu in realtà. Devo combinarli, credo. Ah sì, quindi avrei potuto risparmiare uno slot. Vabbè, tanto non mi serviva a niente. E siamo qui. Ok. Posto molto ricco. E cala. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed. Miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. I think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Perfetto, lo schizzato di mente totale. Ovviamente è stato lui a ucciderla perché si è sentito l'urlo. Comunque molto furbo il sindaco di sta città ad affidare sua figlia al tizio che era stato accusato di violenze sessuali, cioè. Ovvio, te la dice lunga sull'intelligenza di tutti quanti a Raccoon City. Pure il sindaco. Please. I'd really like to be alone now. A fare lo psicopatico in santa pace. Molti trofei. Non hanno niente di strano. Ecco perché questa stanza è così schifosamente ricca. Lì c'è persino un procione. Per stare a tema con la città. Thank you.
Se esco di qua, dove mi ritrovo? Un animale imbalsamato. E che animale? Sembra, non lo so, un corridoio di un hotel lussuoso questo qui. Passi, ma non da zombie, troppo rapidi. Zombie non corrono, grazie al cielo. Un calice, niente di straordinario. E luce fu. Diario B del segretario. Mentre stavo mettendo in ordine la sua stanza, il capo è entrato con un'espressione furiosa in volto. Lavoro qui da appena 2 mesi ed è la seconda volta che lo vedo così arrabbiato. L'ultima volta era stata quando avevo urtato la statua. Solo che questa volta sembrava addirittura più agitato. Per un momento ho pensato che stesse per farmi del male. 15 giugno. Ho finalmente scoperto che cos'è che il capo sta nascondendo. Se sapesse che l'ho scoperto, la mia vita sarebbe in serio pericolo. Ormai è troppo tardi. Devo prendere i giorni come vengono. Che ha scoperto questo? Che cosa tiene di segreto sto pazzo di un capo di polizia? Wait! Let me go! Easy, easy there! I'm not a zombie! You're safe now. Leon, come in. I found the girl. And I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Beh, complimenti a sta bambina che comunque è riuscita a evitare zombie. È riuscita anche a evitare il capo di polizia, che è molto più pericoloso dei zombie. Sembra che non sia stato utilizzato. Addirittura dentro uno scrigno. Uno scrigno del tesoro. Eh sì, perché questa zona è oltre l'ufficio del capo di polizia, quindi sta marmocchia come ci è arrivata? Tenuto pulito. Chief? Certo che Claire, dopo aver letto quelle note in giro per la stazione di polizia, dovrebbe sapere di che razza di persona si tratta, però gliene frega niente. Chiave, ok. Diario del capo. Chissà che robe. Non c'è più niente da fare. Quegli imbecilli dell'Umbrella ci sono riusciti. Nonostante tutte le loro promesse, hanno rovinato la mia città.
Presto le strade saranno infestate da zombie. Sto cominciando a pensare che anch'io potrei essere stato contagiato. Se dovesse essere così, ucciderò ogni singolo essere vivente. 24 settembre. Sono stato bravo a seminare confusione tra la polizia, come deciso. Ho fatto in modo che nessuno potesse venire in aiuto dall'esterno. A causa del ritardo dell'intervento della polizia, nessuno riuscirà a uscire vivo dalla città. Ho anche provveduto di persona affinché tutte le vie di uscita all'interno del distretto fossero interrotte. Ci sono ancora molti sopravvissuti che stanno cercando di fuggire attraverso i livelli inferiori, ma farò in modo che non ci riesca nessuno. 26 settembre. Ho cambiato idea a proposito dei sopravvissuti rimasti all'interno del distretto. Ho deciso di eliminarli di persona. Ho colpito Ed alle spalle trapassandogli il cuore meno di un'ora fa. L'ho visto contorcersi dal dolore per terra in un lago di sangue. L'espressione del suo volto era assolutamente splendida. È morto con gli occhi spalancati, fissi su di me. È stato bellissimo. Chissà se la figlia del sindaco è ancora viva. L'ho lasciata fuggire e così mi divertirò a darle la caccia più tardi. Sarò molto felice del mio nuovo trofeo. Sì, immobilizzata per sempre nella posizione che sceglierò io. E Claire è ancora tutta tranquilla. Vabbè. Ognuno c'ha i suoi hobby, no? Voglio dire. Sotto il quadro c'è un pulsante. Ok. Quindi sono solo due cose. Possiamo combinare questa. No, aspetta, a me manca l'altra parte del blu. Ah, e poi sono tre. Il sacrificio muore con l'artiglio del giaguaro. Il suo sangue forma un serpente che avvelena la terra. Un'aquila luccica immersa nel sangue. E si aprirà la via del giudizio universale. Calla, gli enigmi, le cose, i puzzle della Capcom che non hanno mai molto senso, però sti cavoli. Ora, che mi tocca fare? Mi manca l'altra parte di blu e un'altra tavoletta. Qui ho fatto tutto. Mi resta quindi lo stanzino lì al terzo piano, cioè al secondo piano, third floor. E il piano terra. Posso scendere adesso da qui? Però poi sbuco qui, che è chiuso perché non ho la chiave di fiori. Però ci sono le scale che mi portano... wait, what? Ah, non lo so, però andiamo a vedere. Ci costa niente, dai. Ed è per di qua, sì. Aspetta... Solo uno slot libero, la chiave mi serve. Fatemi posare al volo lo spray e il pezzo di tavoletta che per ora non ci serve. Ma in tutto questo, una bella comunicazione via radio a Leon per dirgli: guarda, ti è andata bene che non sei finita a lavorare qui in questa stazione di polizia con un capo del genere. Molto meglio l'apocalisse zombie. Ma che poi tutta quella parte dove c'era il capo era bloccata fino a prima per via della caduta dell'elicottero, quindi ancora di più mi domando come caspita c'era finita lì Sherry. Cioè, forse ha trovato il capo di polizia e si è sentita al sicuro perché il capo della stazione di polizia
E lui da bravo malato, ovviamente se la stava coccolando. Sta chiave inutile, ottimo. Se la stava coccolando per fare chissà quale malattia mentale pure con lei. Questa stanza mi dice qualcosa. No. Sbagliato. Sbagliato gioco. Ok. Ci sono quelle scale, boh, andiamo. Vetri rotti. Non promette affatto bene. Interruttore per aprire e chiudere la sala cinesca. Non può essere attivato perché il cavo è tagliato. Probabilmente anche questo sabotaggio è opera di quel pazzo. Questa. Ok, fiori. Dove si va per di qua? B1 il basement. Ci sono un casino di porte nel basement della stazione di polizia. E beh, io non ho molto altro da fare. Mi resta lo stanzino lì al terzo piano, secondo piano e qui queste due porte. Beh dai, sti cavoli, ormai siamo qui, andiamo. Io so che cosa c'è. Ciao. Quanti colpi ci vogliono, dai? I cani non provo a schivarli in un corridoio così ristretto perché... wow, il cane è immortale comunque. Quello è andato, ma ce n'è almeno un altro. Oh, perfetto, un bivio. Cane a destra e a sinistra, scommettiamo? No, invece sì. Come faccio a... Venite nel corridoio. Ma... Sì, vabbè, impossibili da combattere sti cosi, impossibili. Porca miseria, sono pure uscito. Così si sono resettati i danni che hanno preso, credo. C'è gente che sti cosi li ammazza col coltello, mi fa molto piacere, ma che cancrismo. Facciamo una cosa. Devo anche curarmi. Ero quasi felice. Vieni qui. Oh, wow, sul serio? Dai, è andato. L'altro lo faccio fuori ora pure. Perfetto. Beh, visto che era solo, avrei potuto ucciderlo a colpi di pistola, ma sti cavoli. No, aspetta. Tasto sbagliato. Caspita di stanze, di porte. Ah, ok, qua c'è il parcheggio. Aspettate un attimo, forse stiamo bruciando le tappe. La corrente per il lettore di schede è spenta. Deposito delle armi, magari. Beh, tanto dobbiamo farci tutte le stanze, regà.
Ok, qui è per ripristinare la corrente, sicuramente, perché sento rumore da generatore. Pannello di comando corrente di riserva. La corrente può essere incanalata nelle aree con carenza di energia utilizzando questi 5 interruttori. Utilizzare tutta la corrente potrebbe causare un cortocircuito e far saltare l'elettricità. Un interruttore, vuoi spostarlo? Sì. Ok. Facciamo uno sì, uno no. Corrente ok, totalmente a caso. Perfetto. Qualche risorsina e dai. Mappa del basement. Ok. Che roba è sto buchettino qua? Non ne ho idea. Noi siamo qui. Là c'è il parcheggio. Questa è la stanza delle armi. Va bene. Qui abbiamo finito. Ora niente scherzetti, per favore. Ok, non è risbucato nulla. Aspettate, andiamo subito a prendere qua qualunque cosa ci sia. Sì. Ah, la corrente per la scheda, ma io non ho la scheda. Ah, la stanza dell'autopsia, fantastico. Sala autopsia, è chiuso. Sotto il buco a serratura, simbolo dei fiori. Fidati che è meglio che sia chiuso. Essendo una stazione di polizia, hanno anche un loro obitorio. Sento il vento. Sento anche cagnolini, credo. No, raga, ero troppo tranquillo. Ero troppo tranquillo. Ma porca miseria. Ma gioco di squadra. Ma la cattiveria canina. Sono ancora ad attenzione. Attenzione arancione. Ma che seccatura, che non ci si può girare di botto in questo Resident Evil. La difficoltà data dai comandi. No, raga. Resident Evil più brutto della storia dei Resident Evil. Me ne frega un cazzo. Troppo fastidio. Ma che cattiveria demente proprio. Che infamia totalmente immotivata. Ne è valsa la pena? Probabilmente no. Oh, magari sì, le fogne. Qua si prosegue. Credo proprio di sì. Posso andare a dare un'occhiata. La porta è aperta, una scala scende verso il basso. Vuoi andare giù? Aspetta un attimo. Stiamo bruciando le tappe. Cioè, sicuramente posso risalire, anche se scendo. Non è che sono spacciato poi.
Però meglio rimandare. Andiamo prima qui, parcheggio. Sicuramente ci saranno cani del cazzo pure qua. Raccoon Police Department Emergency. Se non sbaglio, nell'originale c'era un errore qui. Raccoon, è scritto giusto, Police Department Emergency. Sì, era Emergency che era scritto male nel gioco originale. Freno a mano è sbloccato, ma non riesco a muoverlo da solo. Non posso andare oltre. Quindi qui non c'è altro, almeno per ora. Va bene. Questo vuol dire che mi resta da andare al secondo piano. Andare al secondo piano e lì. Non so che cosa fare prima, vediamo adesso di pensarci un po'. Cosa mi viene più di strada? Sono qui, beh, molto più di strada andare lì, affrontare tutti quegli zombie. Però con la balestra credo sarebbe fattibile. È anche vero che qui poi dovremo andarci comunque quando avremo la chiave. Ma non so dove si trova. Se no posso uscire di qua, prendere le scale, finire qui, prendere queste scale, arrivare qui. Ok, e strada facendo mi prendo il lanciagranate? Perché il Liger non ci prova a schivarlo in quel corridoio stretto. E la balestra forse è un po' lenta. Questi sono ancora qui comunque. Una parte di me sperava che fossero spariti per qualche motivo. La cassa di oggetti più vicina comunque è questa qui. Questa meglio che me la porto, sennò poi me la scordo. Io prendo il lanciagranate, sti cavoli. Magari faccio una granata e poi pistola. Non credo avrebbe senso sparargli la granata per ferirlo e poi evitarlo. Questo mi permetterebbe di entrare in quella stanza, ok, ma poi uscendo dovrei affrontarlo di nuovo. Quindi tanto vale ucciderlo a quel punto.
Vediamo, magari si presenta una situazione fortunata che mi permette di evitarlo, ma ne dubito. No, come cacchio si evita, dai. Ciao. Sul serio. Lancia granate e dà un raggio d'azione così di schifo. Oh wow, mi ha fregato nulla. Ok, credevo che un pochettino si fermasse, ma vabbè. Ci sono volute 3 granate, di cui una sprecata, e ci ho pure preso comunque dei danni. Poteva andare decisamente meglio, però vabbè. Togliamo sto coso prima che mi parte una pressione sbagliata e me ne pento. Niente di particolare. Buco quadrato. Oh, la manovella, quando non si conosce un gioco, sembra rotto, non funzionerà. Andiamo a piasta manovella. E in tutta la stazione di polizia non c'è neanche un cesso. Questa è una cosa piuttosto risaputa di Resident Evil 2 originale, cosa che è stata poi sistemata nel remake. Ah, è sparita proprio. Sì, infatti. Che ci attende di bello qua sopra? Ok, serve un ingranaggio. Accidentaccio. Andiamo a qua. Boh. La lastra di ferro sembra essere stata installata recentemente. Irons. Sorgente di energia per l'orologio. Gli ingranaggi sono puliti. Sembra interruttore. Yes. Manca un ingranaggio. Accidentaccio. Sto facendo avanti e indietro nell'ordine più sbagliato. Ai ai ai, vabbè. Dovremo tornare di nuovo qui più avanti. Quindi non ci resta che andare nel corridoio con un fottio di zombie. Ho ancora 15 frecce per la balestra. Ne spara 3 alla volta. Credo che bastino, almeno per indebolire un po' gli zombie. Poi li finisco con la pistola. Ho preso la chiave, sì, perfetto. Così poi andiamo di là. Equipaggia sta cosa. Gentlemen, vi prego, ammassatevi quanto più possibile. Fine dei giochi. È comunque stata utilissima. Stavo sparando in mezzo a quei due, ma incredibilmente stavo colpendo il tizio qua.
c'è qualcuno che non è ancora felice? A volte questi fanno finta, quindi... E dai, cambia. Ok, credo siano tutti andati. C'è un ufficio vicino al bancone della reception. Niente di sospetto. C'è scritto 28 settembre, turno di notte, George Scott. Che botta di culo fare il turno di notte in questa notte di Raccoon City. Non sembra ci sia niente di utile dentro. Ciao. Non vedo il sangue. Questo fa finta. Forse no. Ce ne sono almeno altri due. Lì. Come si fanno a evitare questi in questo corridoio? Sarei quasi curioso di chiederlo a un qualche esperto, ma sti cavoli. E ce n'è un altro ancora. Che devo fare, raga? Uno spazio così ristretto, come caspita... Ne eviti 4. Chiazza di sangue. Perfetto. Meglio stare lontani da ste cose. Abbiamo imparato la lezione. Chiave di stretto. Ottimo. Cavo elettrico. Ok, con questo possiamo sistemare una delle saracinesche rotte. Non ci serve a niente sistemare quella... Qui, ormai. Qui non ci torneremo mai più, quindi la utilizzeremo per l'altra. Questa è la sala degli interrogatori. Pietra aquila, perfetto. Ci manca ancora metà di quella blu. Eccola. Ciao. Sapevo ci sarebbe stata sta cosa. C'è anche nel remake. Niente di insolito. Ok, questa richiede fiori. Qui invece possiamo entrarci, tanto il Licker in teoria ha rotto il vetro e si trova nell'altra stanza. Non so se può fare avanti e indietro. Oh, porca. Sì, ma dai. Ma dai. Adesso io che devo fare? Come posso esaminare la stanza in tranquillità se c'è sto infame qui? Di certo non mi metto ad affrontarlo con la pistola. Forse ho più speranza di... coesistere. Svelta, svelta, Claire. Ora, se non gira... Sì, sei bellissimo, ma io... Come faccio a muovermi nella stanza?
Cioè, regà, tanto quando si gira mi becca. Quindi, che sto facendo della mia vita? Eccola là, ciao. Niente di speciale. Non mi dite che qui ci sono solo dei proiettili. No, vabbè, regà, la cattiveria assassina, però. Sì, ammazzami. Che cattiveria. Vabbè, ci ho preso un po' di schiaffi per dei proiettili, non so quanto ne sia valsa la pena. Combino, però non le utilizzo. E qui abbiamo finito, ma anche qui dovremo tornarci in futuro quando avremo la chiave verde. Ma scusate un secondo. Mi serve la chiave verde, ok. Ma io come completo il discorso del quadro del capitano? Qui serve la tessera. Dove caspita sta sta chiave? Vuoi vedere che dovevo entrare nel tombino? E lì ci sarebbe stato l'altro pezzo del coso? Ok, visto che sono qui, fatemi chiudere questa così sto più tranquillo. Ottimo. Sì. Spero che i cagnacci non siano risbucati. Se però qua sotto non c'è niente, sono bloccato. Vuol dire che da qualche parte mi sono perso qualche oggetto nascosto nell'ambiente, forse. E non ho cliccato. Però mi sembra difficile, cioè... un oggetto chiave nascosto nell'ambiente... No, 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 non ci voglio... non ci voglio credere. Forse molto semplicemente per ora abbiamo concluso con la stazione di polizia. Dovremmo tornarci più avanti. E allora sti cavoli. Via questa. Questa è meglio tenerla visto che sono ferito. E salviamo. Ah, in realtà c'è già il nastro qui.